meglio. Soprattutto per la tua amicizia. Quando le cose vanno bene, sono tanti a ricercarne la primogenitura. Ha fatto piacere a chi vi parla ascoltare il moderatore, il quale dice tutti te lo riconosciamo, ma ha fatto anche bene a mettere in evidenza che non sono stato il solo, eravamo tanti ad operare, e la fortuna ha voluto che questa operazione della nostra fantasma abbia avuto il coraggio di durare 50 anni. Se da una parte ciò mi fa piacere, dall'altra mi preoccupo un po'. Perché? Dicevo poc'anzi agli amici con i quali parlo volentieri di ricordi, quando si parla di ricordi la cosa diventa un po' pericolosa, perché ad una certa età si ha più passato che futuro, e ciò fa un po' paura. E riportavo un piccolo aneddoto. Dice, quando mio padre compì 50 anni, ed io ero molto giovane, disse, chissà se sarò vecchio come papà e come sarò fra 50 anni, ma già ne avevo forse una ventina. Pertanto li ho superati di gran lunga. Quello che più mi consola è che non ho raggiunto l'imbecillità legale, ho solamente mentale, ho solamente raggiunto quella legale della pensione nel mondo della scuola. Vorrei tanto parlarvi di tanti ricordi. Generalmente chi prefà un libro non parla mai della prefazione, perché significa parlare di se stesso. E allora così vorrei un po' spigolare nella mia mente e a ricordarmi delle cose che sono accadute in uno spazio, in uno spaccato di vita, bellissima vita. Nel 68 avevo 20 anni, permettetemi, vissuta in quell'androne antistante il palazzo del Castello Briccoli, con tutta quella masnada di ragazzacci di allora, che sinceramente noi, figli della guerra, non è che abbiamo avuto tanto, ce lo siamo dovuto veramente guadagnare. E perché riuscivamo a fare la fantasma? E perché sapevamo arrangiarci? La questua era la base della necessaria materia per costruire il fantoccio. Carlo Del Nero, il macellaio, ci dava la carta paglia. Marcello, il giornalaio, dopo la prima, per un anno ci ha messo da parte lo spago. Il signor Procione, che abita ancora oggi di fronte alla fontana del lago, dopo San Giuseppe, al quale andammo a rubare di notte le canne per costruire la struttura della fantasma, l'anno successivo venne con il suo asino e ci portò due fasci di canne, perché avevamo fatto una cosa importante. Ma cose belle. Ritorna in mente dello stesso personaggio che una volta, per una comparsa della fantasma, alcuni amici gli chiesero in prestito l'asino. L'asino, che era un po' burrascoso, fu guidato naturalmente dal padrone, che sapeva come trattarlo. Ma strana cosa, quell'animale in quella occasione fu particolarmente buono, tanto che quando in piazza salutammo gli amici, la festa era finita, il signor Precione premiò l'asino con una bottiglia di birra. Al discorso dell'androne, chi conosce il Castelbriccoli? Noi lavoravamo nella parte iniziale del cancello, e per accedere agli appartamenti di casa Patrizzi c'è uno stretto cunicolo che allora era senza luce. Beh, non eravamo soltanto fantasenari, ma eravamo anche giovani innamorati, e in quell'androne qualche abbraccio, qualche sbaciucchiamento ha fatto battere i nostri cuori di allora. La festa che si svolgeva poi nell'interno
del Montano, un bel frantoio che Godwin Spani aveva restaurato inserendo tra le pareti e nei vari spazi anche dei reperti archeologici. Lo aveva fatto così bello che per noi significava vivere il mondo studiato di Pompei, il mondo studiato di Ercolano, il mondo studiato e amato davvero di quanto ci avevano già insegnato il professor Giuseppe Trulli, Scaccia Scarafoni, il grande Mario Bussagli, che io ho dovuto necessariamente citare come nostri maestri non solo culturali ma anche di vita, persone squisite, ci hanno dato tanto, forse non se ne sono accorti. Io mi ricordo quando rientrai dall'università, mi ero laureato, avevo vinto il concorso per l'insegnamento per le materie letterarie nella scuola media e insegnai, guarda caso, nella mia scuola media qui davanti a questa piazzetta. Mi ritrovai collega di Giuseppe Trulli, mi ritrovai collega dello spauracchio di allora, Olinto Mizzoni, collega della mia professoressa Pina Lavalle. Insomma, io mi sentivo uno studente in mezzo a loro, ma loro hanno visto in me quello che io non avevo mai notato. Io sapevo di essere uno scapestrato. Loro un giorno mi dissero: oh, ma questa è stata un'onore, lo abbiamo fatto trottare, lo abbiamo crepato. Da una parte dissi grazie, da una parte dissi avete fatto una forza. Questo è il contesto in cui si svolgeva la storia della Pantera. Una grossa, così, ecco, che mi permette di creare forse nella mia mente, e spero di riuscire a trasmetterlo anche a voi, è la goliardia, ma non solo, ma l'amicizia che ci legava e la grande inventiva. L'inizio della Pantasma non era nulla di programmato, c'era la creatività più spontanea dei gruppi e non sapevamo neanche noi che cosa stessero facendo gli altri gruppi di Santa Croce, di San Leoce, di Allarnara. Noi eravamo impegnati a fare i costruttori, ma loro erano impegnati a fare i figuranti e ne sono venuti fuori di cose di grande eccellenza. Mi ricordo un personaggio vestito da lebbroso, aveva rimediato una cucuzza vuota nella quale avrebbe dovuto inserire l'acqua. Aveva portato una scarpa sì e una no perché per il lungo viaggio in Terra Santa l'aveva perduta. Era Giuseppe Gennaro. Ma successivamente, spigolando tra le fotografie, trovo qui una foto bellissima. Cioè, poi lo vedrete per quando avrete il libro in mano. La pagina, questo mi succede nel 68, pagina 52, due personaggi. Uno imbacuccato di parrucca bianca e barba bianca appoggiato su un bastone con un abito semicinquecentesco e un giovane vestito da sindaco in tenuta moderna che è poi in effetti come personaggio è Fabrizio Perna, il quale accompagna questo anziano. Che cosa racconta questa foto per chi conosce la storia della Pantasma? Racconta che c'era un premio a Veroli, il premio a Onio Paleano.